Arstein. Yeah. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Yeah. Finisce qui Juventus-Milan 1-1. Non so se ho l'amaro in bocca oppure sono felice per il risultato. Una partita strana, ragazzi. Il Milan che va sotto dopo 4 minuti con un contropiede veramente preso. Neanche che le squadre dei Pulcini lo prendono, però lasciamo stare. Non voglio criticare il Milan questa sera, perché secondo me la Juve dopo quell'episodio praticamente si è chiusa come ha fatto l'Inter l'anno scorso. Cioè ha messo un pullman dopo la tre quarti del loro campo, il Milan non riusciva a passare, poi fortunatamente c'è Ante Rebic che contro la Juventus, ragazzi, non si smentisce mai, la pareggia. Negli ultimi 15 minuti poi il Milan, ovviamente, quando aveva pareggiato, la Juventus, costretta a scoprirsi di più per poter vincere, ha trovato più spazi e abbiamo fatto malissimo. Infatti Kalulu è andato vicinissimo al raddoppio, quindi alla vittoria. Poi, ragazzi, poi purtroppo Szczęsny l'ha presa, cioè Szczęsny ha fatto cagare fino adesso, infatti un paratone su Kalulu. Vabbè, comunque 1-1, siamo primi in classifica insieme all'Inter. Il Milan stasera ha giocato così e così, sinceramente mi aspettavo di più, però dobbiamo comunque contare che il Milan si presentava alla sfida senza ben 6 o 7 calciatori, perché anche Kier, purtroppo, ragazzi, anche Kier, ragazzi, una strage quest'anno, una strage come l'anno scorso, ancora peggio. Anche Kier è uscito per infortunio muscolare, ora speriamo che non sia nulla di grave. Comunque l'1-1 ci può stare. Ricordiamo che comunque sempre la Juventus, una Juventus che arrivava da 3 non vittorie, che aveva voglia di far bene e voglia di vincere. Sinceramente non ha fatto una grande partita la Juve, diciamocelo, cioè il Milan secondo me ha meritato di più della Juve. La Juve si è chiusa dietro, il Milan schiacciava la Juve si copriva. Fortunatamente abbiamo trovato il gol da prena attiva con Ante Rebic, devastante Rebic. E poi nel finale, come vi ho detto, quando la Juve è costretta a scoprirsi, abbiamo avuto più occasioni. Comunque, se devo dire tre migliori oggi del Milan, dico di sicuro Tonali, che ancora una volta è stato fenomenale a centrocampo, fisicamente, tecnicamente, nella manovra, nella visione di gioco, molto bene, un guerriero anche lui oggi Tonali, molto molto bene. Che se Bennasser non hanno inciso, che sì dall'inizio, Bennasser poi quando è entrato. Un altro migliore, ragazzi, vabbè, ormai è una sentenza, Ficaio Tomori, veramente un giocatore straordinario, un top player, non lo saltava nessuno oggi, ma veramente nessuno. Dybala, Ken, Chiesa, ci hanno provato tutti, Tomori non si salta. Un altro migliore, devo dire che Ante Rebic ha giocato bene, si merita comunque il migliore perché ha segnato, ma anche Brahim Diaz. E quando è entrato Kalulu mi è piaciuto veramente tanto, ragazzi. Kalulu per il futuro, tanta roba, ragazzi, tanta tanta roba anche Kalulu. Se devo dire invece tre peggiori, dico, allora, Theo Hernandez, sinceramente mi aspettavo di più, ha fatto una sgroppata a fine partita, però mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più da Selmekers, che sinceramente ha giocato malissimo, secondo me, a parte qualche azione interessante, secondo me Selmekers ha giocato veramente male. Mi aspettavo di più da Leao, però non ha giocato malissimo, cioè lui ha provato, però la Juventus lo richiudeva sempre, così come a Brahim Diaz. Mi aspettavo di più, ovviamente, però è stata brava la Juve in difesa. Quindi se devo dire tre migliori, Tonali, Tomori e Ante Rebic. Se devo dire tre peggiori, dico Kessié, Theo Hernandez e Selmekers. Ora guardiamo subito avanti, siamo primi in classifica comunque, ricordiamo che era sempre la Juve. Prossimo match contro il Venezia, c'è cioè il turno infrasettimanale, quindi concentrati subito verso quella partita e ottenere 3 punti. Speriamo di recuperare qualche giocatore, da Ibra, Giroud, a Calabria, a Bakayoko, Krunic. Speriamo di recuperare gente più possibile. Nel frattempo io non so se rimanere col dolce o con l'amaro in bocca. Sinceramente secondo me è più un bicchiere mezzo pieno, perché io mi aspettavo di andare a vincere allo Stadium come la Juve in questo momento, però devo dire che la Juve ha messo il pullman da quando è iniziata la partita, quando è finita, quindi che dobbiamo farci, ragazzi? È così. Nei commenti mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con la nostra analisi, con la mia analisi della partita Juventus Milan 1-1. Siamo primi comunque con l'Inter, con i nostri cugini, anche se non ho cugini. E niente, un like, iscrivetevi al canale, la campanella sempre attiva, sempre forza Milan, ci vediamo domani con un prossimo video, bella!